come era inteso il digitale? Cioè, una definizione chiara di digitale? Cioè, per me è un pensiero, è un modello di pensiero, è un modello di accesso di pensiero dell'uomo, che non è nato adesso, adesso è diventato preponderante, adesso è diventato quella che Jameson chiamava la logica culturale, è diventata la logica culturale dei nostri tempi. Però ha una storia profonda, ripeto, le idee di Platone per alcuni possono essere lette secondo un sistema di pensiero digitale discreto. Parlando a livello ingegneristico, cioè 0-1 nella realtà non esiste una transizione di acceso e spento. Però c'è cioè, una transizione nel reale, in un sistema fisicamente realizzabile. La transizione da 0-1, gradino... E senza soluzioni di continuità. Non esiste. Il sistema digitale è veramente un sistema di pensiero. È un modo di pensare il mondo, cioè è una maniera di interpretare il mondo che poi si declina come linguaggio e allora diventa lo 0-1. Ma può essere pieno e vuoto, può essere presenza e assenza. Può essere una serie di, come si dice, di opposizioni dialettiche, di costruzioni. Ripeto, per Leibniz, che fosse 0-1, interessava poco, anche se lui era per il digitale, quindi basato sul binario. Però non era neanche la matematica in sé, era la matematica come linguaggio, ma non era solo la matematica come linguaggio, era la matematica come linguaggio che scopriva il mondo, ma non era solo quello. E andando avanti, era l'origine del mondo, era Dio. Cioè, la calcolabilità digitale, lui la ritrovava in Dio, nella deità. Perché sì, è vero che poi 0-1 è un linguaggio, sì, è vero che 0-1 non è solo linguaggio, è anche logica, ma non è soltanto quello. È davvero un sistema che prevede il mondo e che poi può avere delle decodifiche e delle ricadute tecniche. Però non è vero il contrario, non è così legato come la tecnica, come si intende, cioè manufatti per l'uomo per cambiare il mondo fisico, perché non è quella cosa lì, non è per forza quella cosa lì, lo può essere, così come può essere un linguaggio, così come può essere un sistema di calcolo, un sistema logico, così come può essere un'intelligenza, può essere un'immagine olografica, può essere un'immagine di hyperimaging, può essere tantissime cose non per forza legate a una funzionalità tecnica. Questo è, secondo me, è il punto rilevante. Questo è il punto di mezzanotte, poi ho l'occhio un po' cadente, mi dovrete scusare. Un attimo più tecnici della cosa, cioè l'informazione ci deve essere, quindi al minimo una cosa o c'è o non c'è. Cioè, questa è poi tutta la logica. Però beh, l'informatica non è il digitale. Io ti sto dicendo che prima della realizzazione pratica c'è un sistema di pensiero che poi arriva a una realizzazione pratica. L'informatica è successiva al digitale. Cioè nel momento in cui il digitale trasporta informazioni è un momento successivo. Non è un momento che definisce di per forza il mondo digitale. Questo, io sto cercando di pensare al digitale come un sistema di comprensione del mondo, un sistema di valorizzazione del mondo, un pensiero veramente, ripeto, io cito con molta umiltà Leibniz, ma un sistema quasi teologico del mondo. Sto parlando di il pensiero che sta dietro a quelle applicazioni pratiche, che le congiunge tutte e che le supera tutte in qualche modo. Sto cercando di identificare quella soglia lì. Anche lo stesso atto di pensare, no? Cioè, uno andando un attimo a fondo della natura delle cose, cioè è evidente che comunque, è evidente perché è stato studiato e dimostrato che è un elettrone che passa da una sinapsi all'altra e insomma rende possibile l'atto stesso del pensare. Quindi c'è cioè, anche noi umanamente forse se la vogliamo mettere sotto questa ottica qua siamo già digitali, siamo già discreti, sì, certo. Poi nella meccanica quantistica sono arrivati dei punti di crisi nello studio di questo, quando l'elettrone non si capiva nello stato stava in due stati contemporaneamente, certo, perché oscillava tra due stati, però più discreto di così e meno analogico di così non ci può essere. È meno di così, no. Però quello è pensiero digitale, è prettamente pensiero digitale, che è staccato dall'essere per forza incarnato in una macchina, in un software, in un computer, in un PC. È un pensiero sul mondo del mondo proveniente dal mondo.
che, ripeto, ha delle sue radici, Pitagora per esempio, abbiamo citato Platone, citiamo anche Pitagora, Lucrezio. Qui si concretizza perché c'è l'incontro con la macchina, c'è l'incontro con la macchina complessa. Però quel pensiero lì arriva già da prima. L'incontro con la macchina complessa lo potenzia, lo rende in qualche modo tattile, fattibile, praticabile, politecnico. Attraverso la macchina diventa un modo di interazione. Diventa una maniera in cui ritorniamo a, come tecnica, a modificare il mondo. Ma ritorniamo anche a ripensarlo il mondo. Infatti è questo che mi interessa. E lì c'è una spettralità che non è riconducibile a nessun'altra tecnica. Questo è secondo me ciò che cambia, ma cambia il nostro modo di pensare a noi stessi, la nostra collocazione. Sono le scienze cognitive quelle che stanno studiando di più e meglio il digitale, c'è poco da fare. E quindi se ti faccio la domanda finale, poi ti lascio andare, che ulteriore domanda potremmo farci per continuare la ricerca di come stare al mondo, insomma? Come gli studi umanistici tutti, filosofici, dei media, della sociologia, eccetera, può veramente entrare nel corpo vivo dell'informatica e come può darne dei risultati davvero interessanti da più punti di vista. Cioè, noi abbiamo bisogno veramente di legislazioni, abbiamo bisogno di modelli didattici, abbiamo bisogno di strumenti sociali, modalità di capire i cambiamenti economici, industriali e via dicendo, portati dalla logica, dal pensiero e dalle tecnologie del digitale. E la domanda successiva è come fare, per esempio, a fare in modo che questi temi siano all'ordine del giorno in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per esempio. Ecco, allora la domanda... Quello è un alfabeto. In che senso l'occhio computazionale, per sintetizzare, ci aiuta a informarci su come comportarci, come no, vivere? No, l'occhio computazionale non ci aiuta. Allora, l'occhio computazionale è quello, almeno quello che ho delineato io attraverso... Secondo me no, tu lo dici, perché proprio nella dimensione simbiotica, sì, che è la dimensione interattiva con l'ambiente, cioè tu reclami un certo... Cioè, bisogna che io sia cosciente di essere in un sistema simbiotico. Se io so sfruttare il sistema dei data, io entro in una simbiosi con la macchina che avvantaggia me. Se io entro senza essere accorto della maniera simbiotica con cui la macchina si relaziona con me, avvantaggio la macchina e di conseguenza avvantaggio qualche gruppo economico, chi detiene il famoso potere di cui sopra, legato alla macchina, sempre macchina intesa come software, come dispositivo nel senso più ampio del termine. Quindi non è che l'occhio ci aiuta, è la comprensione della visione del mondo che ci può aiutare. Noi dobbiamo fare questo primo step, una comprensione vera della visione del mondo. Poi a questo punto, una volta avuto questo, io posso andare a negoziare, richiedere, esigere delle norme, però perché so dove sono situato. Esatto. Cioè, se io so di essere alla catena di montaggio fordista, io so cosa chiedere al sindacalista. Poi magari non lo ottengo, però... Sì, però faccio una lotta. So dove sono, so chi sono, so che cosa produco e so qual è il valore di quello che produco. In questo momento rischiamo di non saperlo. Usiamo tecnologie di cui non sappiamo quasi niente. Stiamo accedendo a quello che io chiamo una sorta di nuova era magica. Cioè, i nostri smartphone sono per noi come le bacchette di Harry Potter. Ci fanno fare delle cose perché è magia. Non è magia, non è un miracolo, è un processo industriale, sociale, culturale, politico, economico. Invece noi la viviamo come una magia. E ci viene proposta come una magia. Bisogna riscoprire che cosa c'è dietro al magico. Dietro l'alchimia c'erano gli studi che poi hanno portato alla chimica, ecco, prendere la chimica e abbandonare l'alchimia in qualche modo. Ma non è per essere realisti, no. Per forza, ma perché bisogna proprio uscire da questa dimensione. No, anche per capire le vere interdipendenze Interdipendenze che ci danno
il nostro posto nel mondo. Noi dobbiamo andare alla radice profonda, cioè capire la nostra società, che è profondamente digitale, ci piaccia o non ci piaccia. Allora, la comprensione di questo mondo, la comprensione delle logiche che determinano questo mondo, delle logiche che stanno influenzando i sistemi di questo mondo, è diventata imprescindibile.